48,1 contro 45,05 mi pare. Allora, lo ricordiamo, lui è il capolista, lei è il capolista, il sindaco candidato è Giuliano Pisapia, si fa un po' sempre in confusione. Quindi lei rappresenta il partito che sostiene Pisapia. E che ha preso il 29%. Ha raccolto qualcosa. Ha raccolto un risultato molto importante, molto importante. Allora, Zingaropoli, dice Bossi. Ma vede, pagina 27 del programma. Vede, il problema è che sono sfide importanti in cui bisogna essere molto chiari con i cittadini. È importante che i cittadini siano a conoscenza sia di come si è governato sia di come si potrà governare. Quindi bisogna anche stare attenti un po'. Io credo che una delle ragioni per cui la giunta uscente, il centrodestra, ha perso è che ha preferito dei toni superficiali, delle accuse a volte non tanto fondate, a un discorso serio sullo stato della città e sul futuro della città. Quando si dice Zingaropoli e si accusa un sindaco che non ha ancora cominciato a governare, di una situazione che si è creata a Milano, perché nessuno mette in discussione che Milano ha avuto in questi anni diversi campi, dove per esempio sono stati ospitati numerose famiglie rom, ma non ci si rende conto che questa situazione è stata governata dal centrodestra da 17 anni a Milano e che il campo di via Triboniano, per fare un esempio, per i non milanesi è il più grande campo rom, è stato in qualche modo creato dalla giunta di centrodestra. E che se oggi noi siamo riusciti a ridurre notevolmente il numero di questi campi, che sono una cosa pessima, i campi sono una cosa che fa male a chi ci deve stare, fa male a chi ci sta vicino, sono un fenomeno incivile, lo dico con molta franchezza, incivile, ma è grazie al lavoro di decine di volontari dell'associazionismo cattolico che hanno mediato con le famiglie, le hanno convinte a trovare delle ubicazioni residenziali dignitose, le hanno convinte a rimpatriare quando volevano farlo e hanno risolto un problema che con gli sgomberi non si risolve, come lei sa, perché quando si sgombera un campo spesso poi succede che le stesse persone si ritrovano in altri campi, in altre zone della città. Quindi quello che voglio dire è che la questione... Sì, ma è il campo nomadi che preoccupa però i cittadini, non sono soltanto... No, ma sono questioni, nomadi. Lei ha ragione, sono questioni importanti, però sì, è molto importante. Io credo che se noi stiamo vincendo, poi non abbiamo vinto, per l'amor di Dio c'è ancora... Però se noi siamo più convincenti è perché parliamo dei problemi senza lanciare accuse a vuoto. Le faccio una domanda per precisa. Secondo lei perché siete al 48, il vostro candidato sindaco al 48, Letizia Moratti al 48? Semplicissimo. Letizia Moratti Moratti è persona stimabile, però è un sindaco che... No, io le faccio la domanda precisa, perché voi? Perché Pisapia è il 48? Le sto dicendo, Letizia Moratti è un sindaco che gira la città in auto blindata, vede le case dal finestrino sommato dell'automobile, fa le riunioni a casa sua con i ministri, non va in giunta, è andata il 7% delle presenze in consiglio comunale, cioè è un sindaco assente e distante dalla città. Giuliano Pisapia, e lo si capisce, basta, come dire, incontrarlo, ascoltarlo, è una persona attenta, capace di ascoltare, abituata a muoversi tra le persone normali, attentissima al dialogo, capace di fare regia e che ha un rispetto per le istituzioni formidabile. Sono ma due immagini di sindaco, al di là della... Ma che cosa, secondo lei, un punto o due del programma di Pisapia potrebbe avere portato la gente a dire io voto per Pisapia, lasci perdere No, sto dicendo, da un lato un'immagine di un sindaco vicino... Sì. Attento, amico dei cittadini, capace di ascoltare, al di là del centrodestra e del centrosinistra, questo è importante perché si vota la persona, come lei sa bene. Sì, anche sì, il programma però. Sul programma non c'è dubbio alcuno, il programma di Pisapia è un programma che dice per esempio che le 80.000 appartamenti che a Milano oggi sono vuoti o sfitti e venduti verranno rimessi sul mercato, ci sarà un'agenzia apposita che farà questa operazione e offerti, come è successo a Parigi, è successo a Barcellona, sta succedendo a Torino, a chi oggi non ha affitti a Milano, perché noi abbiamo perso 300.000 cittadini negli ultimi anni, soprattutto giovani coppie che non hanno più i soldi per pagare l'affitto a Milano. Città, è un problema. Questo lei lo sa benissimo. Allora, noi abbiamo studiato molto bene questo problema, io sono un architetto, è stato il punto centrale della mia campagna. Architetto. Prego. Una delle voci, delle preoccupazioni di chi non vota per voi è votando Pisapia, come dire, c'è poi il rischio che si chiudano gli occhi sull'esistenza e le manifestazioni, la realtà dei centri sociali che certamente non sempre è accettabile.
Guardi, io le dico questo, la sicurezza è uno degli altri temi fondamentali su cui si sfidano oggi due posizioni. Allora, da un lato c'è una posizione che ha parlato molto di sicurezza, ma poi alla prova dei fatti noi abbiamo perso 400 vigili urbani, i 400 poliziotti che dovevano arrivare all'inizio della giunta Moratti non sono mai arrivati, abbiamo quartieri interi in mano alla malavita organizzata. E noi abbiamo delle proposte concrete su questa cosa, che sono soprattutto il fatto che bisogna in ogni quartiere creare ogni due settimane delle consulte sulla sicurezza, come fanno a Londra. La polizia di Stato e non i vigili. No, ma vede, è importante una cosa. La sicurezza va fatta con la prevenzione, e in questo senso le dico incontri tra la polizia di Stato, i commercianti, le famiglie, le reti dell'associazionismo, ma soprattutto va affidata a chi la sa fare, che è la polizia di Stato. Però volete disarmare, disarmare i vigili urbani, pagina 26. I vigili urbani hanno dei compiti fondamentali. Hanno? Dei compiti fondamentali. Sì. Sono una categoria straordinaria. Forse dovrebbe aumentare devono occuparsi del traffico, devono occuparsi delle multe, devono occuparsi della tutta la questione della gestione annonaria. Hanno dei compiti fondamentali. I vigili di quartiere non sono mai, dovevano essere 500, ce ne sono almeno appena 100 a Milano, devono occuparsi dell'assistenza al cittadino. La polizia di Stato ha le competenze, la professionalità e i mezzi per fare la sicurezza ed è bene che la faccia chi la sa fare, con l'aiuto di tutte le altre forze. Quindi le dico, il modello delle consulte di quartiere per la sicurezza è un modello molto concreto, che dà sicurezza a tutti e che fa quel lavoro che lei diceva prima, cioè è importante che la polizia di Stato incontri i cittadini commerciali e si dica in quel quartiere c'è il pizzo, in quella scuola rischia di esserci lo spaccio, in quel cortile ci sono, come dire, dei pensionati ricattati da una famiglia che ha occupato abusivamente. Queste sono le cose che dobbiamo fare nella Milano del futuro. Queste cose non sono state fatte oggi a Milano. Se lei viene con me in alcuni quartieri, non si entra nei cortili. In alcuni quartieri di case popolari ci sono presidiati dalla malavita. Capisce che questa è una cosa che a Milano è incivile, ma questo vuol dire che questa giunta non è stata capace di garantire la sicurezza. Certo, anche del e questa è una delle ragioni della sconfitta. Allora, noi invitiamo attraverso, naturalmente, qui la capolista, poi la prossima settimana inviteremo sia Pisapia, non insieme, per carità, se no facciamo il dibattito infinito, un telegiornale ai tempi limitati, e sia naturalmente Letizia Moratti. Intanto io la saluto, la ringrazio, voglio dire ai telespettatori che per rispetto al par condicio, ieri la Lega, oggi il Partito Democratico e domani o dopodomani l'Italia dei Valori, apparentemente... No, io credo che noi ci imparentiamo sulla base del programma per il futuro di questa città con chiunque voglia seguirci in questa sfida che sarà bellissima, pacifica, serena, e noi ci proponiamo di governare meglio Milano, punto. Questa è la cosa che vogliamo fare, una città che merita dei cittadini che vanno a governarla, che la conoscono, che hanno amore per questa città. Ringrazio Stefano Boeri, capolista del Partito Democratico a Milano. Vi ricordo che il candidato sindaco del Partito Democratico, Pisapia, è al 48,1 e Letizia Moratti al 41,5. La ringrazio. Grazie.